a tutti ragazzi e bentornati a Franz Recensioni. Oggi parleremo di un titolo molto atteso e che ha fatto parlare di sé sin dal suo posticipo. Parliamo di Watch Dogs. Sono nell'atrio del Merlot. In questa nuova storia targata Ubisoft vestiremo i panni dell'antieroe Aiden Pierce, un hacker in grado di manipolare i sistemi informatici direttamente dal suo cellulare. L'incipit ci pone di fronte ad un colpo andato male, al quale i cattivi di turno cercheranno di rimediare colpendo il nostro protagonista sul personale. Da qui nascerà una storia di vendetta che condurrà Aiden attraverso la fitta rete informatica che lo divide dal suo obiettivo. Un po' guardare. La trama potrebbe suonarvi come qualcosa di già sentito e quindi non brilla di originalità, ma Ubisoft gioca tutte le sue carte nel gameplay. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso? Ti avevo detto di tenerle, Jordi. Watch Dogs ci porta in un mondo altamente tecnologico e proprio in questa tecnologia il nostro protagonista trova la sua arma più forte, l'hacking. Grazie al suo smartphone potremo compiere un'enorme quantità di azioni, che vanno dall'interferire con i semafori, aprire garage, far esplodere condutture, trasformatori o ancora togliere energia ad interi quartieri. Insomma, la città diventerà a tutti gli effetti il nostro parco divertimenti. Inoltre potremo intrufolarci nella vita di ogni singolo cittadino di Chicago, invadere la sua privacy, ascoltando le sue telefonate, alleggerendogli il conto corrente o rubando altre preziose informazioni. E attraverso questo processo potremo identificare i criminali e decidere di agire neutralizzandoli oppure continuare per la nostra strada. La struttura che avremo davanti è quella resa famosa dalla serie di Grand Theft Auto, nel quale avremo anche uno skill tree da gestire attraverso punti abilità. La campagna principale durerà dalle 30 alle 40 ore di gioco, senza contare il tempo che impiegheremo appresso ai minigiochi come gli scacchi o le applicazioni sul cellulare di Aiden. O ancora immersi nei trip digitali, considerabili a tutti gli effetti dei piccoli giochi a parte. Eccoti. Il multigiocatore si integra perfettamente con la nostra partita, composto da 5 modalità e strutturato in maniera da eliminare lobby di attesa, consentendo ad altri giocatori di piombare nella nostra partita e viceversa. Infine, la companion app disponibile per smartphone o tablet aggiungerà un nuovo modo di interagire con le partite dei nostri amici. Tutto questo porterà a quelle che potrebbero diventare tranquillamente circa un centinaio di ore di gameplay. Proprio non male. Lena Pierce. Watch Dogs ridefinisce il significato di gioco open world nel suo genere, riempendo di possibilità e di vita qualcosa pensato per essere unico. Disrupt è il motore grafico creato appositamente per il gioco. In grado di gestire un'enorme quantità di dettaglio, rende meravigliosa l'esperienza nella Chicago ricostruita da Ubisoft. La versione PlayStation 4 è la più performante di quelle per console. Gli effetti atmosferici e di riflessi hanno una resa eccellente, soprattutto durante le sessioni notturne. Ancora una volta è tutto, ragazzi. Ubisoft forse non ha mantenuto tutte le promesse, ma Watch Dogs vale l'attesa dovuta al suo ritardo e probabilmente anche un posto sul vostro scaffale. Il voto è 9 su 10 e noi come al solito ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Wow!